Stimolato anche dai commenti di un video precedente, ho deciso di studiare una ricarica che non fosse penalizzata dalla canna abbastanza corta della mia Bergara Extreme Hunter Viper. Effettivamente la palla che sto utilizzando finora per andare a caccia per forma e per peso non è proprio l'ideale per attingere bersagli a distanze elevate. Per allungare la gittata della mia piccola Bergara, la scelta è caduta su una Nosler 155 HPBT Custom Competition. È una palla con un discreto coefficiente balistico e che si adatta a canne diverse. È estremamente facile trovare una combinazione accurata con questa palla. Benché espressamente una palla da tiro, in virtù del suo mantello J4 e del nucleo in piombo tenero, si esprime bene anche su animali di medie o piccole dimensioni. Come polvere ho scelto la RS52, una polvere che mi dà sempre soddisfazione e non dà brutte sorprese al variare delle condizioni atmosferiche. Ho assemblato il tutto con dei bossoli Norma ed innesco fiocchi, chiudendo la cartuccia a 72 mm, poco sopra l'altezza standard prevista dal calibro. Azzerata la carabina, ho fatto il crono e ho redatto subito la mia tabella con Strilok. Sempre tramite Strilok mi sono fatto un'idea di quello che sarebbe stato il mio bersaglio. Messa a posto la carabina, sono partito in direzione Val d'Aosta. Ovviamente partenza nel cuore della notte per essere alle prime luci del giorno già sulla zona di caccia. Devo dire che non era ancora giorno e ho già apprezzato la leggerezza della Bergara. Grazie poi alla bravura del mio accompagnatore Alessandro, non abbiamo fatto fatica ad individuare il capo assegnato. Bravo, 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 Sicuramente una carabina con una canna così corta non è l'oggetto ideale per questa tipologia di caccia, anzi, no, non la consiglierei proprio. Però, conoscendo i limiti dell'arma, valutando bene le condizioni e ottimizzando la cartuccia, è possibile spingersi un pochino oltre quelle che sono le distanze tipiche di impiego di un'arma con una canna così corta, appunto.